due squadre rinnovatissime dal mercato di fronte allo Zaccherie, i capitani dentro con le maglie di ritirarsi fuori dai guai, e la prima effettiva di Cudini dal suo ritorno in panchina, perché era squalificato a Francavilla. Foggia che parte subito forte con Mitto, questa volta va col sinistro, cerca Tenkorang all'esordio, anche lui è arrivato facilmente preda di Albertoni. Catania che si fa vivo su calcio d'angolo, ci ha provato Rapisard dal volo, poi Guaini, gran botta di poco alta, spinge in questo caso la squadra di Lucarelli e riesce ad arrivare al gol al 20esimo. Avevamo visto più Foggia fino a questo momento, ma Rapisarda d'opportunità, l'ultima quella di Tascone. Il pareggio però arriva subito, Santaniello di testa su punizione battuta da Millico, e il primo gol con la maglia è perfetta, è 1-1 sul finale del primo tempo, però siamo praticamente alle porte del Perillo che ha cercato la girata. Pallone riconquistato sulla tre quarti da Saline. In ottimo qui l'anticipo di Monaco. Foggia che sfiora il vantaggio con il tocco di coscia. Di sollievo anche sull'azione successiva Albertoni. Entra anche Teglio nel Catania, prova a mettere questo pallone morbido. Bisogna nemmeno di toccare in realtà Albertoni. Qui invece arriva una gran botta di Oge. Stavolta il salvataggio della difesa è efficace. Catania che prende un punto preziosissimo dopo un tempo intero in 10. Foggia che torna a muovere la classifica allo Zaccheria.